Da domani, lunedì 14 gennaio, inizierà la sorveglianza delle aree di risulta nei pressi della stazione di Pescara. Il servizio è stato approvato dall'amministrazione comunale su istanza del gruppo consiliare del Partito Democratico sotto la richiesta di cittadini e commercianti pescaresi. Sì, da lunedì partirà questa sperimentazione che durerà 21 giorni, quindi presumibilmente arriverà fino ai primi giorni di febbraio. Sarà attivo il servizio di vigilanza sui tre parcheggi dell'area di risulta, quindi il parcheggio davanti al bingo per intenderci, quello dietro al terminal e quello più grande da cui si accede da via Teramo e da via Pisa. Funzionerà dalle 17 alle 24 tutti i giorni e si prolungherà fino alle 3 di notte il venerdì e il sabato, anche per offrire un servizio aggiuntivo a quanti poi raggiungono il centro per i locali serali e i ristoranti. Tra gli aspetti negativi, soprattutto questi parcheggiatori abusivi presenti? Sì, è un problema piuttosto fastidioso che speriamo con questo servizio, chiaramente nella più stretta collaborazione istituzionale con le forze dell'ordine, di evitare e di provare a risolvere, anche se è un fenomeno complicato, ma di rendere insomma anche più serene le persone, appunto, che utilizzano il servizio di parcheggio, perché quello è il nostro obiettivo: garantire una maggiore serenità in stretta collaborazione con le forze dell'ordine.